Il senatore sta fuori perché non appartiene alla casta. Alessandro. Io ho messo lo tissue, mi hanno ammazzato mia figlia, l'ho pelato così qua, no, noi abbiamo così tutte le soccazioni, per una colita renale. Senti una cosa, chiedo qualcuno della commissione, se allora, No, però la capisco, deve andare ad aprire, dovete capire qual è pure il momento. Almeno ascoltare la Parugi. Sì, però dovete capire pure qual è il momento. Noi ascoltiamo sempre attraverso i gruppi territoriali, però la taverna deve aprire oggi. Ma Grillo viene dopo, avrà la possibilità di comunicare dal palco. Sì, però oggi dovete capire una cosa, oggi noi comunichiamo quello che è in scaletta. Noi poi ti sosteniamo la battaglia e ci devi contattare, chiaramente l'abbiamo sempre fatto. Carriello, che è stata già presentata un'interrogazione parlamentare. E allora, già c'hai Carriello che comunque si occupa della questione. Sì, ma voglio dire, l'ha presentato un altro, ma Carriello la deve presentare alla Camera, perché ci sono 20 medici indagati. Entrate tu con ce l'hai con tanto di Carriello, Ok, allora tu devi insistere con Carriello. Io sono stato anche candidato senza il movimento, però. Ma al di là di questo, perché Carriello è un portavoce della tua regione, quindi devi passare tramite lui, capito? No, chiedo scusa. Sei venuta alla fine, ce l'hai fatta. Scusa, sono contento. No, Grillo viene. Che ora capisci? No, ma se l'ho portata all'attenzione. Oggi noi parliamo di queste tematiche. Oggi non si può morire col codice verde, con una colica. Adesso vediamo. Ci vediamo tra poco. Arrivederci.